Benvenuti quindi da parte di tutto il progetto CAMP e grazie di aver accettato il nostro invito e di essere quindi qui così numerosi. La conferenza di oggi è un meet and conference del progetto CAMP Italy, è stata organizzata con la collaborazione dei partner e in particolar modo della Regione Emilia-Romagna. Quindi lasciatemi ringraziare la Regione Emilia-Romagna e il comune di Bologna, nella cornice di questo palazzo da Curzio, nella splendida sala rinascimentale della Cappella Farnese, già luogo del cerimoniale civico. La conferenza di oggi è quindi di medio periodo e quindi sui primi risultati del progetto è stata organizzata in concomitanza della Giornata Mondiale dell'Acqua delle Nazioni Unite, ma anche in occasione del quinto anniversario della ratifica del protocollo GISC, protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere della Convenzione di Barcellona, quindi data molto importante per noi. Meet and Conference che affronterà temi quali l'erosione costiera, il monitoraggio della fauna minore, ma anche i processi partecipati, la gestione dei dati e la pianificazione. Sarà questa quindi un'occasione di confronto sulle diverse strategie gestionali, in particolar modo quelle che sono state messe in campo dalle regioni partner, cioè dalla regione Emilia-Romagna, dalla Toscana e dalla Sardegna. Ricordo quindi che siete tutti invitati a partecipare alla discussione, ad intervenire, poiché il vostro contributo sarà e costituirà parte importante delle attività progettuali e di quelli che sono i risultati attesi dal progetto. Avrò quindi modo, nel proseguo della mia presentazione, di parlarvi del progetto CAMP Italy sull'applicazione e attuazione sulle aree pilota della cosiddetta gestione integrata delle zone costiere. E quindi dei primi risultati che il progetto ha raggiunto in questo primo anno e mezzo di lavori.